Devo dire che ho vissuto il reportage commissionatomi con una sorta di fobia della presentazione. L'anno scorso una certa rivista patinata dell'East Coast aveva deciso di mandarmi a una di quelle vecchie e tranquille fiere locali a farmi fare una specie di reportage senza darmi nessuna indicazione precisa. Sulla sua analisi del popolo americano come l'analisi di un popolo, lui in fondo ha analizzato il suo. Noi potremmo tranquillamente, ascoltando le avventure di Foster Wallace, rapportarlo al nostro popolo, perché insomma storture ne abbiamo tutti, siamo in tanti, quindi da quel punto di vista è molto, molto, molto interessante e molto istruttivo. Ho visto spiagge di zucchero, è un'acqua di un blu limpidissimo. Ho visto un completo casual da uomo tutto rosso col bavero svasato. Ho sentito il profumo che ha l'olio abbronzante quando è spalmato su oltre 10 tonnellate di carne umana bollente. È decisamente una lettura divertente. Ha un modo di raccontare per paradossi e utilizzando riferimenti anche troppo alti a livello culturale che inevitabilmente conquista. Poi chiaramente siamo sempre portati a schierarci dalla parte del perdente o del debole, e lui in questa avventura che racconta è chiaramente soggiogato e vittima di quella situazione. Ho partecipato molto brevemente a un trenino a ritmo di conga. Una parte del racconto in cui fa una digressione molto, molto, questo devo dire la verità, è molto bella, molto interessante sul senso della pubblicità, più o meno occulta. Lì per un momento, sempre senza abbandonare la leggerezza, però entra in un campo e dice delle cose molto profonde sulla pubblicità e sul mercanteggio di cui siamo quotidianamente oggetto e di cui siamo quotidianamente protagonisti. Quindi questo è uno dei tanti punti del racconto dove Wallace, sempre avendo davanti a sé l'imperativo di divertire, però ci fa riflettere.